Sacerdotesse e cavalieri, eccoci qui, torniamo a parlare della serie classica, guardandola tutti insieme a voi e soprattutto insieme a Elisa e a Scorpione. Salutiamoli e passiamo la parola a Scorpione. Buonasera, bentornati al Sentry Watch. Siamo arrivati all'episodio 52, Il malvagio potere di Arles. Vai, Cirio. Dunque, dei tre episodi di Ioria, nonostante il precedente io sia stato abbastanza critico, questo riesce a piacermi ancora meno ed è un risultato abbastanza importante, perché almeno il precedente era disegnato da Araki e le parti ambientate alla quinta casa avevano un pelino di mordente, non tanto, ma qualcosina. Questo invece lo trovo sempre un episodio molto noioso, utile soprattutto per riportare in scena Cassius e per spiegarci esattamente cosa sia successo alla quinta casa, quindi ne apprezzo l'utilità in termini di trama e di informazione dello spettatore, però rimane un episodio che mi annoia tanto, a parte la scena in cui Ioria spezza la gamba Pegasus, che poi è una ferita che nasce in questo episodio e muore nel prossimo praticamente, perché non avrà più nessun seguito. Ma tutto il resto mi pesa molto riguardarlo, tendo ad andare avanti veloce, a skippare un po' di scene. Mi è sempre fatto abbastanza ridere il fatto che un evento avvenuto nell'esame del grande sacerdote, tecnicamente senza testimoni, visto che Virgo, che era presente fino a un attimo prima, si presume fosse andato a farfalle o abbia visto il tutto in silenzio, è così conosciuto che se ne parla al mercato del Grande Tempio. Quindi io mi immagino la signora delle pulizie della tredicesima casa che stava con scopa e paletta dietro una colonna e poi è andata a spettegolare a tutto il santuario, perché Cassius lo viene a sapere mentre compra la mele, che forse la modalità più banale di scoprire informazioni. Mancava che fosse tipo dal parrucchiere per farsi rifare la cresta e così spettegolando col parrucchiere. Ah, ma sai che è successo la tredicesima casa? Ah, sì, dimmi. Quindi è una soluzione e situazione abbastanza banale, senza contare poi la coincidenza che ovviamente tutto ciò viene detto a Tisifone e viene spiegato proprio mentre Pegasus è alla quinta casa e sta combattendo con Ioria. Quindi diciamo che è tutto abbastanza telefonato. Quindi che dire? Diciamo che apprezzo il rapporto tra Cassius e Tisifone, che fondamentalmente vediamo qui per la prima volta, visto che nel primo episodio, a parte la rabbia di Tisifone, che non si capiva quanto fosse verso Cassius e quanto fosse per lo smacco subito, altrimenti non si era mai visto nulla tra i due, non sapevamo neanche che Cassius fosse sopravvissuto, a dire la verità. Quindi apprezzo questa costruzione del loro rapporto che ci presenta anche un Cassius più buono. Mi fa sempre molto ridere quando lui si copre gli occhi mentre lei, mezza nuda, mangia la minestra. Mi ricorda Fiore di Luna che fa il bagno in fondo del fiume mentre Sirio è cieco, tanto per questa cosa degli occhi. Però a parte questa simpatia per la scena, pur ripeto, apprezzando quello che l'episodio cerca di fare a livello informativo, non trovo che lo faccia molto bene, quindi è un episodio che non amo tanto. Perfetto, vai Eli. Sì, guarda, più o meno sono sulla stessa lunghezza d'onda di Shiryu. Anche a me Leader, piace. follower. Perché mi copia anche le battute, capito? Perché me le copia. Mi piace meno perché diciamo che se nell'episodio precedente c'era uscivi dalla quinta casa per andare da Dane e Semarin, qui esci dalla quinta casa per andare da Tisifone e Cassius. Quindi c'è tutto questo problema qui di questo scontro tra Ioria e Seiya, che di fatto per ora non è quasi stato mostrato granché. Comunque si risolve tutto nella Ioria che continua a colpire Seiya, nel Seiya che continua a prenderle, non c'è neanche strategia nello scontro, non c'è niente. È tutto perché comunque tu vieni portato fuori dalla quinta casa per seguire altre sottotrame. E che mi dispiace e mi fa pensare che magari tutte queste piccole cose potevano essere sviluppate magari prima, in altri momenti, non tutti alla quinta casa, come se si fossero scordati che andavano sviluppate e sono arrivate a farle all'ultimo, mentre magari era più sensato
per dare più corpo a tutta la storia, disseminarle in tanti piccoli pezzettini, non tutti in una volta, perché poi alla fine della quinta casa il vero problema, poi lo vediamo nell'episodio successivo, si risolve in quasi niente. E mi dispiace perché prese in singolo gli avvenimenti di questo episodio non sono male, perché la parte in cui viene spiegato il fantasma diabolico, il Garro Mauken di Saga, è bella, quindi quel flashback è bello, è utile, ti spiega tutta la funzione, perché Aiolia si sta comportando come si sta comportando, ed è anche molto bello che si investa nel rapporto tra Shaina e Cassius, che fino a questo momento noi non sapevamo. Marion sembrava una maestra come tante come tutte le altre, dura, rigida, eccetera eccetera, e invece vediamo che c'era molta tenerezza tra i due. E quindi è tutto un dispiacere, perché tutte queste piccole cose messe insieme sono belle, ma sono buttate in una puntata in cui poi perdi il fulcro reale, che poi è anche lo scontro alla quinta casa, di cui di fatto ancora quasi non abbiamo visto niente. Quindi, in più, non è disegnato da Araki, quindi va ancora più in basso, e quindi sì, questo episodio come Ashirium mi piace decisamente meno del precedente, che già comunque non mi faceva impazzire. Quindi diciamo che tutti i problemi che c'erano nel precedente episodio qui sono ancora di più, di fatto, perché qui alla quinta casa davvero ci stiamo 2 secondi e poi usciamo e quasi non ci torniamo più, tra flashback e altro. E quindi sì, basta. Ok, allora, per quanto mi riguarda, ho sottotitolato questo episodio con "Il triangolo no, non l'avevo considerato". Qual è il problema principale per me di questo episodio? Non lo reputo inferiore al precedente, perché il precedente c'è Danes e Marin, quindi questo non può essere peggio. Però la novità del colpo di Arles io non l'ho provata, perché comunque già l'episodio precedente, in cui c'era lo scontro tra Gloria e Virgo, noi già sapevamo cos'era successo. E soprattutto nell'anime, con tutti i vari filler, avevamo già visto il potere malvagio di Arles con il Maestro dei Ghiacci, ed anche indirettamente con altri Cavalieri d'Argento, per quanto riguarda l'anime, come anche Babel. Quindi per me non è stato assolutamente una novità. Nei miei appunti ho portato anch'io il fatto che è ridicolo che ci sia questa coincidenza di Cassius, che nel mentre avviene l'ora di battaglia della quinta casa, lui va al mercato, casualmente Pegasus è arrivato lì da Ioria, compra le mele, ascolta, fa magari un po' di pettegolezzi, torna, quella dorme nel piano del giorno, cioè è ridicolo come hanno voluto far incastrare quegli eventi, flashback, la storia di Cassius con lo scontro alla quinta casa. Quindi, in sostanza, lo scontro alla quinta casa è pessimo, perché c'è Ioria semplicemente che scaglia pugni e basta, non possiamo giudicare nulla sulla sua personalizzazione, è veramente un robot inanimato che scaglia colpi, poi ne parlerò di più nell'episodio precedente. Ma poi la parte che trovo stucchevole e melenza è tutta questa parte della gelosia. Cioè, se io già non ero un fan di Sei e Shine nell'episodio 30 con Saori, figuriamoci qua con Cassius. Infatti è per questo che ho usato praticamente lo stesso sottotitolo dell'episodio 30. Cioè, secondo me in Sensei i rapporti amorosi non funzionano, figuriamoci quando si va a mettere gelosia, triangoli, eccetera. Oltre a questo c'è il problema che riscopro da diverse puntate, è che per allungare il brodo mettono flashback, quindi una qualcosa che noi già sapevamo viene ripresentato. Capisco anche che è più evidente quando uno vede gli episodi uno presso l'altro, per cui vedi un episodio con un flashback di un episodio che hai visto pochi minuti prima. Cosa diversa è quando hai flashback di episodi trasmessi 6-7 settimane prima, in questo caso forse anche 10, quindi parliamo di 2 mesi e mezzo. Ci sta che magari vengano utilizzati sia per allungare il brodo che per rinfrescare la memoria degli spettatori, però personalmente lo ritengo qualcosa di... Quindi alla fine della fiera do un 5, quindi mi rimango lineato con la puntata precedente. Eli, che voto hai messo? 6. E Shiryu? 4,5. Perfetto, fateci sapere voi cosa pensate di questo malvagio potere di Arles che già conoscevamo, e soprattutto di Cassius, anche se forse magari parlerete più di Cassius
nell'episodio successivo. Grazie per averci seguiti, come al solito commentate, mettete mi piace, diffondete il verbo di Senseiya for Dummies e stay tuned. Ciao ciao! Ciao!